che ci ha guidato nella brigata Calimera, 400 italiani ad Atene, a festeggiare Siriza e a imparare come si fa. Io non so, Aris, se sono i greci che debbono ringraziarci per questa manifestazione grande, bella, unitaria che abbiamo promosso in tutta fretta, perché a Bruxelles capissero bene che quanto lì si decide in questi giorni non riguarda solo Atene ma tutti noi, tutti gli europei che vogliono un'unione in grado di garantire più uguaglianza, più democrazia, più pace. Un'Europa che almeno la smetta di ritenersi il faro della civiltà quando invece è incapace di accogliere chi fugge da terre devastate, dalla pesante eredità coloniale e dalle nostre più recenti dissennate spedizioni militari. Proprio per questo sarebbe forse meglio dire che non sono i greci a dover ringraziare noi, ma noi che ringraziamo loro per quello che stanno facendo anche per noi. Noi che ringraziamo Alexis e Yannis. Vedete, ormai li chiamiamo per nome, perché prima erano dei compagni dirigenti di un'organizzazione lontana, ormai sono diventati quasi amici perché li vediamo tutti i giorni in un modo o nell'altro. E li chiamiamo per questo per nome. Siamo noi che li ringraziamo, perché lì a Bruxelles stanno combattendo anche per noi. Sono lì ed hanno avuto accesso a quelle stanze perché hanno avuto la forza e il coraggio di sfidare Golia e la capacità di ricevere dal popolo greco la legittimazione a farlo. Sono lì a farsi ascoltare, anche a nome nostro. Direi che se la cavano piuttosto bene. La prova la sappiamo, è durissima, ma già dopo questi primi pochi giorni sembrano procedere con fermezza e con la sicurezza di rodati statisti. Noi ne siamo orgogliosi e soddisfatti. Avete visto le loro immagini alla televisione? Sono loro a dominare la scena e tutti i grandi della terra si affrettano ad avvicinarsi per ottenere una stretta di mano, un sorriso, la Merkel per farsi presentare, perché hanno capito che i nostri amici hanno aperto un nuovo capitolo della storia dell'Unione Europea, perché hanno avuto la determinazione che fino ad oggi era mancata a tutti di dire che così non va e che occorre cambiare, proprio se si vuole salvare il progetto dell'Europa. Non sono andati a Bruxelles a scusarsi per il loro debito e a mendicare aiuto, ma per dire alla Troica che deve chiedere scusa, scusa per i danni che ha prodotto con le sue politiche, scusa per essersi responsabilmente fidata di un governo corrotto ed incapace. La catastrofe è oggi sotto gli occhi di tutti, di anno in anno, dopo il 2008, le medicine di Bruxelles, anziché alleviare i mali e avviare un nuovo corso, hanno peggiorato la situazione della Grecia. Qualsiasi manager, guardate, che avesse prodotto in 4 anni un crollo del prodotto lordo pari al 25% e ritenesse che questo è il metodo migliore per accumulare le risorse necessarie a pagare un debito, verrebbe licenziato. Con il tanto di parlare di efficienza di Bruxelles, il criterio potrebbe essere applicato anche ai funzionari dell'Unione Europea. Se hanno rovinato così la Grecia, vanno messi in condizione di non nuocere più. È necessario farglielo capire e noi siamo qui per far sentire anche la nostra voce. Buon lavoro Alexis, buon lavoro Yannis, siamo con voi a darvi tutta la forza di cui siamo capaci. Da questo palco parleranno tutti i compagni che hanno aderito alle organizzazioni. Cominciamo subito dalla rete della conoscenza, Riccardo La Terza. Ciao a tutte e a tutti, io sono uno studente universitario e come me e tanti altri in questi anni
hanno subito in prima battuta le conseguenze delle politiche di austerità, con i tagli all'istruzione, alla scuola, all'università, alla ricerca scientifica, alla cultura. E allora in questi anni noi ci siamo mobilitati, siamo stati i primi nel 2008 a dire che noi questa crisi non la volevamo pagare, e continuiamo ancora oggi a scendere in piazza, anche perché non solo le nostre scuole, le nostre università sono definanziate, ma siamo sempre più privati del nostro futuro come generazione precaria, come generazione senza diritti. Ed è con questo spirito che scenderemo di nuovo in piazza il 12 marzo per un'altra grande mobilitazione studentesca contro la buona scuola, ma soprattutto contro le politiche di austerità che continuano a devastare questo paese. E oggi abbiamo scelto di aderire in tanti per dire che la solidarietà è necessaria ma non basta, per dire che accanto alla solidarietà noi vogliamo essere complici del popolo greco, perché col popolo greco condividiamo la colpa del debito, condividiamo la pena dell'austerità, ma condividiamo anche quella grande cospirazione che però è sotto gli occhi di tutti, quella che vuole cambiare le politiche di austerità, quella che vuole cambiare le istituzioni europee, quella che ci porterà in tanti in piazza il 18 marzo Blocco by Frankfurt, perché è solo in questo modo, è solo tutti assieme che possiamo sfruttare l'occasione che le compagne e i compagni greci ci hanno portato davanti agli occhi per cambiare assieme il nostro paese, per cambiare assieme l'Europa. Avanti tutta, così, compagni e compagni, tutti assieme. Grazie Marco Bersani, la rete ATA. Ciao a tutte e tutti. Noi come Attacchi Italia, ma anche Rete Europea, ma anche come Forum dei Movimenti per l'Acqua e Campagna Stop TTIP, oggi siamo qui per dire una cosa chiara, mandare una cartolina a Bruxelles e anche un po' a Berlino, per dire che non se ne può più di un'Europa che considera la democrazia un problema. Non se ne può più. 3 anni fa qui abbiamo vinto un referendum e un mese dopo è arrivata una lettera dell'Unione Europea per dire che l'acqua andava privatizzata malgrado la volontà popolare. Oggi in Grecia si vincono le elezioni e si dice a Syriza che deve dissociarsi dal programma elettorale. Allora la vittoria di Syriza ha aperto un varco, dentro quel varco dobbiamo infilarci tutti, i popoli d'Europa, i movimenti sociali, le lotte che sono in campo, per i beni comuni, i diritti, perché non se ne può più di sentirci dire che il debito viene prima della vita, che il debito viene prima dei beni comuni, che il debito viene prima della democrazia. E allora quello che comincia oggi deve proseguire in tutte le piazze d'Europa. Dobbiamo dirci chiaro che è un'altra l'Europa che vogliamo, dobbiamo dire chiaro stop al TTIP. Il 18 aprile ci sarà una giornata transnazionale contro il TTIP che noi tutte e tutti fermeremo, e dobbiamo dire qualcosa anche al nostro governo, che quando incontra Tsipras lo abbraccia e poi applica quotidianamente le politiche di austerity, vuole privatizzare i servizi pubblici, perfino l'acqua, vuole precarizzare il lavoro. È ora di dire basta a tutto questo. Ci stanno chiedendo o la borsa o la vita. Bene, diciamolo, donne e uomini di questa piazza e di tutte le piazze. Noi abbiamo scelto la vita e con la vita la lotta. Grazie, adelante. Allora, i movimenti. Franco Turignano, sinistra anticapitalista. Una giornata molto bella oggi perché ci ritroviamo tutti insieme e perché siamo qui per sostenere quelli che ci hanno aiutato molto, cioè il popolo greco, Syriza, la sinistra greca, e ci ha mandato un messaggio molto chiaro: si può fare. Hanno tenuto in condizioni difficilissime, hanno creduto di poter resistere, hanno respinto le lusinghe e le scorciatoie perché sapevano che dovevano conquistare esattamente la possibilità di un'alternativa reale, di dare uno sbocco a quel grande movimento che negli ultimi anni ha attraversato la Grecia, di dare uno sbocco, un'alternativa alle politiche dell'austerità, alle politiche della Troica, a quella banda delinquere dei governi europei che rappresentano i grandi poteri, la borghesia, e che semplicemente hanno dichiarato una guerra sociale che conducono con cinismo fino in fondo. Loro hanno resistito e hanno
aperto la strada anche per noi, quella banda che l'abbiamo vista anche in questi giorni, che da una parte fa i sorrisi, regala le cravatte e dall'altra parte pugnala alle spalle. Noi dobbiamo essere assolutamente, fortemente a fianco di quel popolo, perché serve anche a noi. Non abbiamo il compito di andare in giro per il paese a far capire che la battaglia dei lavoratori greci, del popolo greco, è la nostra battaglia, è un primo compito da domani, da dopodomani. E abbiamo anche un altro compito, di fare come in Grecia, cioè oggi c'è la possibilità di costruire non solo la solidarietà internazionalista assolutamente necessaria, ma abbiamo la necessità per noi e per aiutare il popolo greco di costruire anche qui una mobilitazione, una lotta. Abbiamo visto nell'autunno lotte anche importanti, grandi, ebbene ripartiamo di lì, è il modo migliore per esprimere la nostra solidarietà al popolo greco, per costruire un'alternativa non solo laggiù ma qui in Italia e in tutta Europa. Sabrina Battisti, per Azione Civile. Sono qui per rinnovare il pieno sostegno di Azione Civile a questa battaglia del popolo greco contro l'austerità imposta dalla Troica. Sono qui perché la battaglia del popolo greco è la nostra battaglia. Stiamo pagando duramente anche in Italia, e le giovani generazioni possono testimoniarlo, le ricette del neoliberismo in termini di precarietà, diseguaglianze intollerabili, perdite di diritti sociali e di tutele del lavoro. La vittoria di Syriza e di Tsipras è stata importantissima perché ha rimesso in moto la speranza, e la manifestazione di oggi, che vede convergere associazioni sindacali, persone, personalità, movimenti politici, rafforza questa speranza. È un segnale forte che ci dice che la strada intrapresa, non senza difficoltà in quest'ultimo anno, è quella giusta. Unire le forze e mettersi al servizio di un progetto di vero cambiamento del paese, quello che noi amiamo chiamare rivoluzione democratica, ognuno come può, con le proprie peculiarità e specificità. Saranno le singole lotte a creare la naturale aggregazione, saranno le singole battaglie a creare la coesione sociale necessaria. Questioni preliminari urgenti in questo paese sappiamo quali sono: sono la mafia, la lotta alla corruzione. In ogni segmento della quotidianità abbiamo la triste percezione di questa gravissima malattia che è la corruzione. Saranno prima o poi i cittadini a pretendere una cura radicale per debellare questo male che può sembrare incurabile, ma che non lo è. La politica per ritornare a rappresentare i bisogni delle persone. L'austerità e le politiche neoliberiste espongono i più deboli, coloro che perdono il lavoro, coloro che fanno fatica nei bisogni di vita quotidiana, li espongono al rischio di finire strumenti in mano alle organizzazioni criminali. No, a Roma come Atene deve tornare la speranza nella condivisione di un sentimento di solidarietà. La crisi è un'opportunità politica che può farci sentire il vero cambiamento. Cogliamola. Grazie Sabrina Battista, Civile. Ed ora parleranno le banche, non quelle dei banchieri, ma quelle che ci lavorano, dei compagni, delle persone che allo sportello raccolgono invece le difficoltà delle persone a chi vanno a chiedere un prestito. Guido Pellegrino, delegato della RSU Fisac, CGL. Guardate, è veramente una grande emozione, perché credo che quello che sta avvenendo in Grecia, quello che sta avvenendo in queste piazze, solo fino a qualche tempo fa era veramente immaginabile. Quello che sta avvenendo è la dimostrazione che non è vero che le uniche ricette per uscire dalla crisi devono essere quelle imposte dall'Europa di tecnocrati e assessori ottusi dei rigori, ma che invece è possibile costruire un'alternativa credibile attraverso la partecipazione democratica e l'adozione di ricette che parlano dei bisogni reali di tutti i cittadini, a partire da coloro, donne, precari, giovani, migranti. Non è più tollerabile quello che è avvenuto nel Mediterraneo in questi giorni, stanno pagando i prezzi più alti. Le politiche che si sono messe in campo dai padroni dell'Europa hanno determinato un drammatico e generale peggioramento delle condizioni di vita di milioni di persone e alimentato un progressivo processo di emarginazione e di esclusione da ogni forma di partecipazione democratica.
le elezioni greche rappresentano una grande risposta, perché sono un forte segnale di discontinuità che i popoli non solo non accettano l'idea di essere emarginati, ma vogliono invece le regine del suo. Le vicende sono sbagliate, le scelte del rigore dell'austerità hanno fallite, occorrono politiche orientate alla crescita e alla ripresa dell'occupazione, in modo particolare quella giovanile, attraverso investimenti mirati al sostegno della domanda. Spira un vento nuovo, qui in Spagna, tocca a ognuno di noi alimentarlo, da questa piazza e in tutte le altre piazze che in questo momento sono a sostegno della crisi. Spetta a noi anche come sindacalisti alimentare questo vento attraverso azioni rivendicative e la conquista di contratti che ne siano all'altezza, operando in una logica di estensione dei diritti e non invece di una loro progressiva mercificazione, contaminandoci, come oggi avviene in questa piazza, come diverse forme di aggregazione e di idee. Il compito che ci aspetta non è facile. L'Europa, quella dei tecnocrati e delle istituzioni che non hanno alcuna legittimazione democratica, farà di tutto per spengere la voce dell'Europa dei popoli, dei cittadini, di tutti coloro che come noi sono oggi in piazza a sostegno del governo Credo e che chiedono equità, solidarietà e diritti. Io credo fermamente di essere la parte giusta, noi crediamo fermamente di essere la parte giusta. È cambiata la Grecia, cambiamo l'Europa, cambiamo l'Italia. L'hanno visto perché eravate dietro, ma la manifestazione si è aperta anche con uno striscione che diceva basta morti nel Mediterraneo, no alla fortezza Europa. In tutta Italia oggi ci sono anche mobilitazioni che dicono basta alla fortezza Europa, e da questa piazza, come dalla Grecia, come da tutte le piazze d'Europa, sta venendo lo stesso grido. Basta morti nel Mediterraneo. Il Mediterraneo non è un cimitero. Apriamo corridoi umanitari. Non facciamo un minuto di silenzio, ma ascoltiamo un pezzo di una straordinaria canzone di Fiorella Mannoia, che ha firmato l'appello. Quelle del Mediterraneo non sono tragedie, sono omicidi e devono finire. Oggi è anche una giornata speciale. In tutto il mondo si celebra questa specie di flash mob globale che si chiama One Million Revolution, che è la rivolta di donne, uomini contro la violenza sulle donne e le bambine. Questa nostra manifestazione vuole anche partecipare a quella manifestazione lì. Basta con la violenza sulle donne, basta con la violenza sulle bambine, basta con la violenza e lo sfruttamento. Basta! Vorrei ringraziare in maniera speciale una persona che oggi non può essere qui con noi, ma che ha aderito alla manifestazione, Don Luigi Ciotti. Ringrazio i quotidiani, i giornali che hanno aderito alla manifestazione, cito fra tutti Il Manifesto e Left, gli intellettuali, gli attori, gli artisti, Toni Servillo, i Tre Atri Uniti, Maurizio Di Giovanni, la comunità di San Benedetto al Porto, gli eredi di Don Gallo che sono qui con noi, l'Unione Inquilini che difende il diritto alla casa e l'abitare, che è uno di quei diritti che in questa città è fra i più calpestati, la Lega Ambiente, ringrazio, e stanno parlando uno a uno e parleranno ancora fino alle 6 quando il compagno Aris Golemis chiuderà questa nostra manifestazione, i compagni e le compagne della CGIL e di tutte le categorie che hanno aderito, che hanno partecipato qui nella piazza con il segretario generale Camusso, che è stata con noi all'inizio del corteo. Li sentiremo uno per uno, li ringraziamo perché è il segno della necessità di stare insieme a difendere i diritti e la dignità di tutti. Mi fa piacere sia qui con noi Stefano Fassina. Buonasera e grazie a tutti per essere qua. Oggi è una giornata importante, non solo perché esprimiamo solidarietà al popolo greco, un popolo che ha sofferto molto, continua a soffrire in questi anni, non solo perché sosteniamo
il governo Tsipras, Syriza, una forza di sinistra che ha saputo dopo tanti anni mettere in campo sul tavolo un'agenda alternativa al liberismo. Siamo qui perché la Grecia parla di noi italiani, di noi spagnoli, di noi irlandesi, di noi portoghesi, di noi europei. La Grecia ha sperimentato sulla sua pelle, sulle sue vite, una cura che è sbagliata, che aggrava la malattia, che sta portando l'Europa al naufragio, che allontana e mette in competizione gli uno contro gli altri i popoli europei. È una cura che va cambiata, è una cura che dobbiamo smettere, dobbiamo prendere la medicina per lo sviluppo, per i diritti, per il lavoro, per il welfare, per la democrazia. Il popolo greco ha parlato, ha votato e non si può dire che tutto rimane come prima. I programmi vanno cambiati, va ribaltata la rotta di marcia per la Grecia e per l'Europa. Cambia la Grecia, cambia l'Europa, non è uno slogan, è un dato di realtà, una prospettiva sulla quale dobbiamo lavorare tutti, al di là delle differenze che ci sono tra di noi. Buon lavoro a tutti noi e grazie a chi ha organizzato la manifestazione. Grazie Stefano. Un altro compagno del sindacato, della Filcans CGL, lavoratore della Panorama. Compagni e compagni, sono onorato di trovarmi qua sul palco per prendere la parola come un precario della grande distribuzione. Ringrazio la Filcaps di avermi dato questa opportunità. Spero che non sia soltanto una giornata di solidarietà, spero che sia l'inizio di un percorso, l'inizio di un percorso nel quale si possano, diciamo, mettere di fronte a noi obiettivi comuni da perseguire per cambiare davvero l'Europa dell'austerità. La regressione sociale, economica, politica, culturale, ecologica che le politiche neoliberiste dell'austerità e dell'Europa dell'austerità stanno determinando in tutto il continente affondano le loro radici nella disuguaglianza crescente, nell'umiliazione del mondo del lavoro, del welfare e il dissennato, diciamo, sfruttamento dei beni comuni, ma più in generale nella dissoluzione, diciamo, del visionario progetto politico che era l'Europa dei popoli, l'Europa della solidarietà dei popoli. L'austerità, le gravissime crisi, le disastrose conseguenze economiche e sociali del neoliberismo e delle politiche di austerità che hanno elevato la disuguaglianza a ideali di sviluppo, hanno dimostrato con evidenza empirica che per quella via si condanna l'intero continente alla regressione, alla povertà, all'aumento della disoccupazione, al peggioramento dei conti pubblici. Abbiamo visto che le politiche di precarizzazione, compressione del costo del lavoro e riduzione della spesa pubblica non generano sviluppo, ma soltanto forme di alienazione e povertà. Dobbiamo invertire la rotta, abbiamo visto che è possibile invertire la rotta. Abbiamo visto le elezioni del governo della Grecia, abbiamo visto che la possibilità di un cambio radicale rispetto alle politiche dell'austerità è possibile e necessario. Dobbiamo impegnarci tutti quanti affinché si trovi la via dell'unità a sinistra e si trovi, diciamo, la possibilità di trovare, diciamo, un percorso politico che possa portare a questo risultato. Grazie a tutti. E ora una delle forze politiche che ha aderito all'appello e ha dato modo a questa manifestazione a tanti e tanti di raggiungerci, per sé Nicola Fratoianni.
Noi tutti qui in Italia, in Europa, abbiamo un gigantesco problema. Questo problema si chiama diseguaglianza, la diseguaglianza che cresce in modo insopportabile, la diseguaglianza che quando cresce produce povertà, disperazione, umiliazione, solitudine, la diseguaglianza che rende i lavoratori soli di fronte a chi li vuole licenziare, quella che rende sola la famiglia che aspetta uno sfratto, quella che ti impedisce di organizzarti, persino di pensare che sia possibile un'alternativa. Bene, di fronte a questa diseguaglianza che cresce, la risposta dei governi in Italia e in Europa è la risposta dell'austerità, una risposta che peggiora gli effetti della crisi, non li migliora, non offre nessuna soluzione. Noi oggi qui in questa piazza, in tante piazze d'Europa, abbiamo due responsabilità: quella di dire che stiamo col popolo greco, quel popolo che col governo di Alexis Tsipras ha detto no, non è vero che non c'è un'altra possibilità, c'è e noi la vogliamo praticare, ma abbiamo anche e soprattutto la responsabilità di dire e di dirci che quello che succede in Grecia, in Europa, attorno alla Grecia, riguarda tutti e tutte noi. Quella partita riguarda la nostra libertà, riguarda la nostra democrazia, perché quando il capitalismo, quando il potere economico entra in conflitto con la libertà e con la democrazia, significa che ci sono milioni di umani che sono condannati a un futuro di povertà, di miseria e di disperazione. Chi muore sulle nostre coste, muore sulle nostre coste per quella diseguaglianza che cresce. E allora noi, ho finito, il compito di provare qui non solo a resistere, anche alle modalità con cui qui da noi certe forme di autoritarismo si dimostrano, come in questi giorni quando qualcuno da solo nella notte sceglie con meno della metà dei deputati di cambiare la Costituzione, il compito anche di provare tutti e tutte insieme a dare rappresentanza politica, forza a una resistenza e a un corpo nuovo capace non solo di dire che c'è un'alternativa, ma di praticarla, di renderla vera, di renderla efficace. Grazie. Ora, con piacere, un'esperienza romana, ma non solo, per il Teatro Valle di Legna. Ciao a tutte e a tutti, se c'è una cosa che ci insegnano le compagne e i compagni della Grecia è che quello che dobbiamo cercare di riprodurre qui non è un prodotto, non è solo un risultato, ma un processo vivo, una realtà fatta di lotta e di auto-organizzazione. È qualcosa che in questo momento non dobbiamo dimenticare, non ci sono ricette pronte, non ci sono spazi che dobbiamo lasciare, dobbiamo veramente difendere ogni spazio costruito. Il principio dell'auto-organizzazione in Grecia come in Spagna, auto-organizzazione sociale, auto-organizzazione produttiva, auto-organizzazione dentro le città, è l'unico principio di forza e anche di vitalità. Il Teatro Valle occupato era un teatro aperto perché era un teatro che avevamo occupato, riempito di senso, di corpi, di desideri, di immaginazione, dimostrando, ed è questo è fondamentale in tantissime esperienze vive in Italia, che l'alternativa non è qualcosa a venire, è qualcosa che dobbiamo costruire da subito e che non dobbiamo abbandonare. Ora il Teatro Valle non c'è più, il Teatro Valle è un teatro chiuso per colpa anche delle istituzioni che governano in modo spesso anche criminale questa città, e questo ci deve dire che dobbiamo accumulare forza in spazi dove, che sono attraversati dai corpi, che sono vivi. Il Teatro Valle è per noi è stato un emblema in Europa dei commons e dei beni comuni. Credo che dalle forme di auto-organizzazione, dall'idea di beni comuni, di autonomia e di autogestione nasca l'idea forte che ci arriva dalla Grecia, che dobbiamo e possiamo saper riprodurre qui da subito. Grazie. Adesso l'onore e il privilegio di avere qui con noi il compagno della Fiocco. Permettetemi di ringraziare anche Maurizio Landini che con noi ha sfilato e che ha rappresentato e rappresenta per tanti.
tanti di noi un punto di riferimento. Beh, grazie, siamo noi onorati di essere qui oggi, ma non siamo qui, sia chiaro, per fare solidarietà con il popolo greco. Noi siamo qui per aderire un progetto, perché vedete, hanno detto in questi giorni che a noi della Fiume non ci piace il lavoro. Ebbene, è vero, un lavoro senza diritti, senza articolo 18, un lavoro precario, senza pensioni, che è l'applicazione della lettera di Triscia e Draghi, a noi non ci piace. Quindi siamo qui perché pensiamo che i problemi del paese, in un paese dove la corruzione è dilagante, non siano questi, perché crediamo che l'applicazione della lettera di Triscia e Draghi, contro cui la Grecia si è ribellata, sia solamente il fatto che il profitto di pochi vanno a calpestare la dignità delle persone. E noi invece diciamo che in Costituzione esiste una responsabilità sociale dell'impresa, quindi il lavoro serve per essere cittadini liberi, ed è ora che le lotte delle fabbriche, le grandi lotte delle fabbriche, meritano una rappresentanza politica. Siamo qui per aderire oggi a questo progetto perché l'esperienza Grecia ci interessa, ma noi la vediamo in un'ottica. L'esperienza Grecia va vista come un progetto superiore, di interessi più importanti agli individualismi di parte, a quelli che sono gli individualismi personali, alla visibilità magari dei singoli o delle singole associazioni. Siamo qui perché oggi abbiamo una grande responsabilità, ce l'hanno insegnati i greci, tutti insieme dovremmo imparare ad esserci sempre vicino alle persone che lottano e che hanno bisogno per i beni primari, su quello che è la loro pelle, per il diritto al lavoro, all'abitazione, all'alimentazione, alla scuola e alla sanità, senza più personalismi, tutti quanti insieme, perché lo dico, è ora veramente di ribellarsi a questi figli di troica che affamano i popoli, tutti insieme, con impegno, militanza per i diritti, la Costituzione e la democrazia, al lavoro e alla lotta! Continuiamo la nostra carrellata fino a prima delle 6 forse, quando concluderà questa nostra manifestazione Aris Golemis, che è venuto apposta per noi dalla Grecia a portarci la voce dei compagni di Siriza. Adesso Federico Del Giudice di ACT. Grazie, bellissimo intervenire da qua. 70 anni fa l'Italia e l'Europa si liberavano dal nazifascismo, dei popoli assoggettati da anni riscoprivano la democrazia dovendo reimmaginarla da capo a piedi. Oggi come 70 anni fa siamo sempre più disabituati alla partecipazione democratica. Le nostre scuole e università, i nostri quartieri, i luoghi di lavoro sono sempre più dei luoghi impermeabili alla partecipazione. La democrazia in Occidente rischia sempre di più di diventare il solo esercizio del voto, per eleggere presidenti del Consiglio, come Renzi, che si ergono a messia del XXI secolo. Ma questi, anziché farsi mettere in croce per salvare l'umanità, mettono l'umanità in croce per salvare se stessi e gli interessi che hanno alle spalle. Ma oggi la nostra riscossa non passa dall'azione di uno, passa dall'azione di tutti. Oggi la battaglia che è in corso non è tra Grecia e Europa, ma tra democrazia e neoliberismo. Quel neoliberismo che propone verità inoppugnabili e le chiama piani di salvataggio. Ma le uniche cose vere sono le condizioni sempre peggiori delle classi medio-basse. E gli unici a salvarsi è sempre il solito 1% che si è arricchito sulle nostre spalle. Come 70 anni fa, oggi la sfida è resistere e liberarci, ma soprattutto ricostruire la democrazia, rieducarci tutti insieme ad essa, sperimentare le alternative possibili di società. E le alternative oggi marciano già sulle nostre gambe, nei movimenti studenteschi e dei lavoratori, nei tentativi di organizzazione del mondo precario, nelle miriade di esperienze di mutualismo e solidarietà che proliferano nei nostri quartieri, nelle mobilitazioni europee come quella sotto l'Eurobot Tower di Francoforte che si svolgerà il prossimo 18 marzo. E proprio tutte queste esperienze, dal mutualismo alle mobilitazioni, vanno sostenute e rilanciate, perché solo dal conflitto e dalla solidarietà può nascere un ribaltamento di forze che faccia emergere un'Europa democratica, libera e giusta. Grazie, buona serata. Maria Pia Pizzolante per Tilt. Grazie, bentrovati. Credo che noi oggi siamo qui anche per dirci alcune cose importanti. Una tra queste è quella che se l'Europa è quella che davanti alla tragedia
morti nel Mediterraneo. Non dice una parola, continua a tacere e continua a ricattare la Grecia. Allora quell'Europa è un fallimento, così come se l'Europa precarizza le vite di milioni di persone, quell'Europa è un fallimento. Se l'Europa impoverisce i bambini, non gli dà nemmeno un pasto completo al giorno, quell'Europa è un fallimento. E noi invece oggi siamo qui non per spostare l'asse, per provare a migliorare questa Europa, ma per dire che quel fallimento ha invaso le nostre vite. Di quel fallimento siamo vittime anche in questo paese, dove per 20 anni anche i governi di cosiddetta sinistra hanno fallito, sono stati succubi delle politiche neoliberiste, sono scesi a compromessi, hanno fatto sì che le nostre vite, come quelle di milioni di cittadini in tutta Europa, fossero vittime del ricatto. Allora per me oggi è l'occasione per ribadire e ricominciare a dire che la nostra liberazione è la liberazione dai ricatti e la possibilità di tornare a compiere delle scelte in Italia come in tutta Europa, perché la vera vittoria in Grecia è la vittoria della democrazia, la fiducia nella democrazia. Allora siamo qui oggi ancora una volta per dire che noi ci siamo, che questa Europa la costruiremo a partire dalle nostre vite che si libereranno dai ricatti, che lo faremo insieme a tutti i popoli che ci saranno per l'autodeterminazione, per i diritti, ma che lo faremo perché ci auguriamo, non solo per la Grecia ma anche per l'Italia, che presto la gente scende in piazza anche in solidarietà con noi, perché saremo tornati a vincere. Per la Federazione dei Lavoratori della Conoscenza della CGIL parla Tito Russo, precario della scuola. Ma intanto possiamo dirci che Atene ha chiamato e Roma ha risposto alla grande, perché è stata una manifestazione che ha coinvolto tante realtà che in questi mesi, in questi anni si sono battute in Italia contro il paradigma dell'austerità e contro politiche scellerate che questo governo e i governi precedenti hanno messo in campo. E penso che l'importanza di essere qui oggi è proprio dalla composizione diversificata. Io vi porto il saluto dei lavoratori della scuola, dell'università, delle accademie, degli enti di ricerca che oggi qui insieme a tutte le lavoratrici e dei lavoratori di questa città hanno voluto lanciare un messaggio chiaro, che oggi non può essere più sopportabile questa melma incredibile delle larghe intese, che oggi bisogna scegliere da che parte stare, e gli avvenimenti che oggi sono successi, che in questi giorni stanno succedendo in Grecia come in altri stati d'Europa colpiti dalla crisi, in effetti ci impongono a noi tutti che siamo stati nelle battaglie spesso insieme a tanti altri, ma che insieme a noi condividono un'idea di società e un'idea di alternativa a chi oggi vuole colpire, vuole dare il potere soltanto a banca e finanza e vuole mettere al centro invece l'interesse delle persone. Beh, io credo che sia arrivato il momento, proprio da queste piazze e dalle piazze che ci sono state in questi giorni, non solo in solidarietà ma anche per abbracciare la causa del popolo greco, io penso che da oggi possa partire nel nostro paese non solo una sfida e una battaglia alle politiche del governo per mettere al centro il lavoro, la conoscenza e i diritti, ma bisogna mandare a casa tutti quelli che hanno svenduto l'Italia in questi anni, e dobbiamo riportare tutto quello che si muove nella società al governo di questo paese. E questa è la scelta che oggi noi abbiamo dovuto fare con coraggio, perché io ho ancora negli occhi, e vi voglio lasciare con questa immagine, di quella scena dell'Orchestra Sinfonica di Atene che poco prima delle elezioni che si sono tenute oggi, in lacrime suonavano Bella Ciao alla chiusura della loro esperienza. Ebbene, come primo atto il governo Tsipras ha di nuovo riassunto tutto il pubblico impiego, 300.000 lavoratori che erano stati sbattuti fuori da Samaras, e questo è l'esempio che noi dobbiamo incarnare nei nostri luoghi di lavoro, di conoscenza e dei diritti. Al lavoro e alla lotta! Oggi qui in piazza tutta la sinistra sociale, tutta la sinistra politica. Do la parola a Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista. Ciao a tutti e a tutte. Negli ultimi 20 anni ci hanno raccontato che non c'era alternativa, che bisognava fare le politiche neoliberiste di austerità.
e oltre ad aver governato su quelle politiche si sono anche inventati la loro opposizione, le Le Pen, i Salvini, i nazionalisti. E allora la vittoria di Syriza è una cosa semplice, dice che l'Europa si può cambiare e l'alternativa non sono i razzisti, l'alternativa siamo noi, l'alternativa è la solidarietà, la libertà, l'eguaglianza, questo è il messaggio che ci viene dalla Grecia. E allora dobbiamo fare tre cose. Primo, dire a tutti i nostri concittadini che il governo greco non difende gli interessi della Grecia, il governo greco difende gli interessi di tutti i popoli europei, perché l'Europa non è divisa tra la Grecia, l'Italia, la Francia, l'Europa è divisa tra i banchieri, gli speculatori e i popoli sfruttati, e noi siamo dalla parte dei popoli, contro i banchieri italiani, contro i banchieri tedeschi, contro i banchieri francesi. E la seconda cosa che ci dite la Grecia è che l'unità della sinistra non ci può essere un giorno solo, noi la dobbiamo costruire tutti i giorni, questo è l'impegno di oggi. E una terza cosa dobbiamo dire, Matteo Renzi, smettila di fare il servo della Merkel, smettila, c'è un'alternativa, stai dalla parte giusta, perché cambiare si può e cambiare è necessario. Al lavoro e alla lotta, compagni e compagne. Con molto piacere, Mani Ovadia. Prenderò un minuto di tempo per leggere, per me due, vabbè, per me uno e uno, per leggere un frammento dell'intervento di Marco Revelli che è tenuto a letto da una polmonite, per cui trovo giusto sentire almeno qualcuna delle sue parole. La nostra manifestazione di oggi si svolge in uno scenario drammatico di devastazione sociale in Grecia, di guerra aperta e minacciosa per tutti in Ucraina, di caos e perdita di controllo sulla sponda africana del Mediterraneo, di catastrofe umanitaria delle acque del canale di Sicilia. Sono il segno del fallimento politico di un'intera classe dirigente che si è presentata oramai da decenni come unica e insostituibile. Ed è questo, io credo, il senso più profondo della nostra mobilitazione. Siamo qui oggi in piazza nel tentativo di porre rimedio a quel disastro che le attuali classi dirigenti europee hanno prodotto in solido e in sostanziale connivenza in questi anni e che minacciano di prolungare se non le sapremo fermare. Siamo anche qui per rivendicare la dignità della politica mentre il palazzo affonda sotto i colpi dell'arroganza di Matteo Renzi e dei suoi manipoli. Pensiamo a quell'aula semideserta, sorda e grigia, verrebbe da dire impegnata a manomettere la Costituzione. È in questa piazza che vive la passione, la solidarietà e la voglia di cambiamento, cioè gli elementi che fanno la nobiltà della politica. La Grecia sta lì a dirci che si può rialzare la testa e rifiutare una politica economica che uccide. In Spagna l'hanno messo nel nome, Podemos, in mezzo ci siamo noi, in Italia chiamati a dimostrare che si può anche qui costruire una casa comune, grande, capace di cambiare le politiche dei governi, anzi capace di imporre una politica di governo a Roma come a Bruxelles e a Francoforte. Per questo siamo qui. Io prenderò per me un minuto per riprendere le parole di Marco Revelli. Noi siamo qui per esprimere solidarietà alla Grecia e per essere vicini alla Spagna, al di là delle manifestazioni, al di là delle belle parole che ho sentito,
ne sento oramai da molti lustri di belle parole. Noi abbiamo un solo modo per fare sì che questa volta non sia come altre volte, solo un'illusione. Fare subito come i compagni greci e come i compagni spagnoli. Non c'è più tempo. Noi dobbiamo mettere in piedi una forza politica che risponda a un popolo che da 30 anni passa di frustrazione in frustrazione. Noi siamo attesi a un appuntamento e se lo perdiamo, perdiamo il treno della storia di questa fase e la nostra generazione avrà fallito. Costruiamo subito questa forza. Diamo al nostro popolo l'orizzonte e la direzione per cambiare l'Italia e l'Europa. Abbiamo il dovere di farlo e il tempo l'abbiamo esaurito. Syriza e Podemos sono adesso, non domani e men che meno dopodomani. Grazie, ciao. Ed ecco un ultimo blocco di questa serata con i compagni che in Europa e qui in Italia ci parlano di una sinistra possibile. Eleonora Forenza, deputata al Parlamento Europeo. Compagni e compagni, credo che oggi, in questi giorni, siamo tutti un po' emozionati. Tutti un po' emozionati dopo aver respirato il vento del cambiamento di cui ci hanno parlato Alexis Tsipras e Pablo Iglesias e Piazza Umunia la sera della chiusura della campagna elettorale. Il vento del cambiamento che si respira a Bruxelles quando riuniamo il GUE, un vecchio compagno, un grandioso compagno come Kletos, ci spiega che noi non dobbiamo essere tifosi di Syriza, non dobbiamo delegare a Syriza. Noi dobbiamo costruire la lotta qui, compagni, questa è la forma vera per dare un sostegno a Syriza. Questa non è una giornata di solidarietà, è una giornata di lotta. Una giornata di lotta in Italia, una giornata di lotta in tante piazze d'Europa. Io credo che questo sia non solo il nostro modo per stare vicino a quel governo. Il governo di Syriza rappresenta un cambio di paradigma, rappresenta la concretizzazione di quell'altra Europa possibile di cui parliamo dai social forum di Genova e di Firenze. Questo rappresenta la vittoria di Syriza. E voglio dire un'altra cosa, oggi siamo tutti un po' emozionati perché sappiamo che può partire un'altra storia anche per l'Italia. Una storia in cui la sinistra non sia sinonimo di divisione. Ma questo significa anche imparare fino in fondo la lezione greca. Significa imparare che radicale non significa minoritario, ma radicale significa riuscire a praticare la rottura con le politiche di austerità della grande coalizione. Significa capire che sinistra di governo non significa fare coalizioni, ma fare conflitto, fare mutualismo e costruire un'alternativa di società. Possiamo farlo anche qui in Italia, compagni, e io sono certa che ce la faremo. Hasta la victoria! Grazie. Elly Stein, deputata al Parlamento Europeo. Buonasera, buonasera a tutti. Beh, l'Europa di oggi, l'avete già detto in tanti, è una grandissima promessa mancata alle nostre generazioni. Doveva essere un'Europa sociale, un'Europa dei diritti, un'Europa di più opportunità e non certo meno per quelli della mia generazione. Ecco, però l'Europa che ci troviamo davanti oggi non è questo, è più una coppia che ha firmato un sacco di complicatissimi accordi prematrimoniali, ma poi si è scordata di amarsi e di richiamarsi a quella fiducia e solidarietà di cui parla oggi la Grecia. Io con Eleonora, con Curzio, abbiamo firmato un appello che parla della Grecia come di una nuova opportunità per dare un corso diverso all'Europa. E questa è la speranza. In questi giorni si intrecciano tre vicende che raccontano perfettamente perché l'Europa oggi non è. C'è la vicenda ucraina che ci ricorda che non possiamo dare per scontata la pace in un continente che si è sempre fatto solo la guerra. C'è la vicenda di Lampedusa, guardate, quei 300 e passa morti, non sono morti solo di freddo, l'ha detto qualcuno prima, non sono morti solo di freddo e di fame, ma anche di ipocrisia e di egoismo, di non capire che servono soluzioni comuni europee. Allora, la terza questione è quella
quella greca che ha riunito oggi cose così diverse in questa piazza straordinaria, ma finalmente unite, perché è questo che serve per andare contro l'egoismo dei governi che ci ha portato fino a qua. Delle piazze europee come questa, una sinistra unita che si muova insieme, che faccia eco a quel grido che parte dalla piazza Sintagma e che tracci una direzione nuova. Guai ai governi, soprattutto quello italiano e francese, se non sosterranno la Grecia in questo tentativo di scalzare gli equilibri che abbiamo conosciuto fino a qui. Guai. Allora serve un nuovo deal europeo, un new deal europeo che riparta da tutto ciò che con questa crisi ci siamo lasciati alle spalle: la conoscenza, la cultura, la green economy, finalmente quella conversione ecologica di cui parlava Alexander e che ormai è irrimandabile. Per ripartire da qui partiamo da una lotta serrata alla corruzione e all'evasione fiscale, sia in Grecia che in Europa. Questa è la nuova direzione che noi possiamo dare e la dobbiamo dare insieme, con un ruolo particolarmente importante, lasciatemelo dire, chiudo, a questa nostra generazione, che è la prima che è nata europea e che ha il colpo di deportare questo progetto incompiuto finalmente ad essere quello che doveva essere dal principio. Grazie, avanti così. Grazie, adesso la parola a Curzio Maltese, deputato del Parlamento Europeo. Innanzitutto un messaggio per voi, già citato, Manolis Klesos, che è un giovane di 92 anni, quando ne aveva 18 si è arrampicato sull'Acropoli, ha strappato la bandiera con la svastica, inaugurando la stagione gloriosa della resistenza partigiana in Europa. È breve, ve lo leggo. Carissime compagne e carissimi compagni, la vittoria di Syriza nelle elezioni del 25 gennaio segna l'inizio di una nuova era per l'Europa e per tutto il mondo. Vi ringrazio perché avete contribuito anche voi a questa vittoria, ma vi chiedo di pensare tutti assieme a come questo successo potrà avere seguito, perché ora la questione è questa. È necessario capire che quello che succede in Grecia non è solo una questione nostra, ma è una questione di tutti i popoli europei. Serve non solo il sostegno, la solidarietà, l'aiuto, ma la implacabile lotta per risolvere nei vostri paesi i vostri problemi. Tutto quello che riuscite e riuscirete a conquistare, da uno sciopero a una misura contro la Troica, consolida la sovranità popolare in Grecia e garantisce la sua indipendenza. Non ci aspettiamo nessuno sconto da parte vostra. Speriamo e vogliamo anche la vostra critica nei confronti del lavoro del governo e del popolo in Grecia. Ciao a tutti, il vostro compagno di lotta, Manolis Klesos. Noi stiamo assistendo a qualcosa di straordinario, cioè un piccolo governo di un piccolo popolo, di una piccola economia che sta sfidando tutti i più grandi poteri del mondo, finanziari, politici, economici. È una lotta in apparenza senza speranza, ma sta scombinando tutti gli equilibri mondiali, perché dalla parte di questo piccolo governo, di un piccolo popolo, c'è una cosa enorme, c'è la verità. C'è che questo governo sta dicendo la verità a tutti i popoli europei ed è l'unico che lo sta facendo. Noi non dobbiamo esprimere, noi dobbiamo salutare la vittoria in Grecia come una straordinaria occasione per lottare qui, adesso, e imparare da loro il coraggio. Se loro riescono a sfidare il mondo, forse noi riusciamo anche a sfidare questa misera classe politica che abbiamo. Grazie. Di Enzo Bernardo del Dipartimento Internazionale della CGIL. Permettetemi, con l'occasione della funzione pubblica CGIL, permettetemi anche di ringraziare Susanna Camusso, che anche lei ha partecipato con noi alla manifestazione e ha fatto l'adesione formale della CGIL a questa iniziativa. Buonasera a tutte e a tutti. Io vi ruberò pochi secondi per portare il messaggio, che mi hanno dato le compagne e i compagni del sindacato greco dei servizi pubblici ad Edì, e ci dicono: ci hanno provato con i metodi più crudeli, hanno provato a distruggere un popolo, a distruggere una società, hanno provato a non lasciarci la speranza, ma non ci sono riusciti, perché quel popolo ha fermato con la lotta di ogni giorno quello, i rischi che portava questa situazione. Scusatemi. Noi però tutti i giorni eravamo in piazza, le lavoratrici e i lavoratori, e sapevamo che la chiusura di un ospedale
il licenziamento di un dipendente pubblico, il licenziamento di una lavoratrice, una pensione ridotta alla fame sarebbero stati soltanto un messaggio che veniva dato non solo ai greci ma a tutti i popoli d'Europa. Noi non ci fermeremo, continueremo fino a che non saranno riaperti gli ospedali, fino a che ogni lavoratrice e ogni lavoratore non sarà tornato sul suo posto di lavoro, fino a che ogni pensionato non avrà una sua pensione dignitosa. E per questo vi ringraziamo di questa iniziativa e insieme a loro, insieme a tutti noi, anche noi gli diciamo, non ci fermeremo. Grazie.